No, questa è la frizione. So benissimo dov'è la frizione. Vuoi che ti insegni come si fa o no? Sì, ma so riconoscere una frizione. Ok, bene. Dai, vai avanti da sola, ok? Ehi, non puoi parcheggiare qui. Ah, sono qui solo per prendere sala. È proprietà privata. Ora girala e vattene. Veloce. Ok. Muoviti. Sì. Ok, sai che ti dico? Ho deciso che aspetterò proprio qui. Ma tu torna pure a giocare allo spaventapasseri. Qui a Gente Mura abbiamo un problema all'ingresso. Ehi, stronzo, stammi a sentire, è zona vietata. Te l'ho già detto, sparisci. Okay. Allora, ehi, senti... fermo dove sei, te l'ho detto. Vattene. Come ti dicevo, sono solo venuto figlio a... Figlio puttana, non hai visto il cartello? Ah, oh, guarda, è difficile non notare. Sono autorizzato a usare la forza. Sì, grazie. Stupido pezzo. Ehi, che cosa succede? Ah, scusi, signorina Whitaker. Tutto a posto, conosce Tim. Questo stronzo? Sì, è con me. Lui è con me. Ah, mi scusi. Signorina, forza, non viene. Sapevo che... Tranquillo, sul serio, mi dispiace. Oh, è Jim? Deacon. Non sono io con lei, è lei con me. Merda. Reggiti forte. Perché fai sempre così? Così come? Come un vero stronzo. Andiamo, ha iniziato lui. Quanti anni hai? 5? Ehi, occhio alla frizione, ricordi? Devi dare gas per aumentare i giri. Sì, lo so. Sì, si sente. Dove andiamo? Alla diga. Una passeggiata tranquilla, no? Con te alla guida? Non credo. L'uscita di stasera è confermata. Parlavi di un imprevisto. Ah, sì, giusto. Boozer e i ragazzi vogliono andare a trovare Jack al penitenziario di Klamath. Quindi mi darai buca per andare a trovare un tizio in prigione? Jack non è un tizio. Sì, lo so. Scherzavo. Dio. Diavolo! Possibile che ogni volta che salgo in moto con te qualche camionista cerchi di sbatterci fuori strada? Dio, no, ascolta, sei stata perfetta. No. Molti avrebbero sterzato con troppa foga per lo spavento e saremmo morti. Stavo per ammazzare entrambi. Io no. Ho fatto attenzione ed ero distratta. Ehi, va bene. Respira, stai bene. Aspetta, da cosa eri distratta? No, è che questioni di lavoro, non è nulla, devo... Ah. Ok, no, pensavo che avessi visto la mia nuova badge. La tua che? No. Nomade. Cosa? Hai lasciato la banda? Non ho lasciato la banda. Non lo farei mai. Nomade significa che sarò meno coinvolto d'ora in avanti. Dick, non ti ho mai chiesto di farlo. No, lo so. E se lo avessi fatto avrei detto no. Sei pronta a riprovarci? Sì. Cioè, no, ma sì, sono pronta. Ok. Grazie, mi hai salvato la vita. Sai com'è? Faccio il possibile. Ehi, frizione! So benissimo dov'è la frizione. Okay. No. Deacon. Quindi, credi che i tuoi genitori verranno? Al matrimonio? Non ne ho idea. Credevo che se avessi preso le distanze dai motociclisti... Non credo cambi molto per loro. Ma tu glielo dirai almeno. Se insisti, è che non ho intenzione di cambiare il mio modo di essere o il tuo solo per soddisfare la mentalità piccolo borghese dei miei. Ok. Attenta! Li ho visti. Ehi, ma sono diretti dove lavori? Oh, merda. Che mi dici dei motociclisti? Qualcuno verrà ora che sei un nomade? Ah, non lo so.
Saranno secoli dall'ultima volta che uno di loro ha messo piede in una chiesa. E comunque vorresti sul serio 27 Harley rombanti fuori dalla chiesetta di Marion Falls? Beh, sai che ti dico, non mi dispiacerebbe. Ah, ok. Che succede? Non lo so. Signorina? Sì. Il capo la cerca, dice che è urgente. È sempre urgente. Digli che sto arrivando. Ok. Devo andare. Ehi, ehi. Scusa. Non è niente, sarà soltanto un allarme antincendio. Ok. Alli neri. Ti amo. Chiama più tardi. Eddie, mi dispiace. Non fa niente. Eddie! Non fa niente, Ricky! Mi dispiace! Che cazzo? Tu mi hai gridato. O'Brien, qui St. John, rispondi. O'Brien, sono... Rispondi a questa cazzo di radio! St. John, non pensavo di risentirti. Sì, neanch'io. Allora ascoltami, la notte in cui sei fuggito, hai detto di non aver caricato civili, ma solo membri della Nero, federali e personale abilitato. Te l'ho detto! Zitto, zitto, zitto! Ascoltami. Sara... Mia moglie, lei era abilitata. Aveva il tesserino quando l'ho caricata a bordo dell'elicottero. Senti, quindi puoi farmi un favore, controlla. Sara Irene Whittaker lavorava alla Cloverdale con l'abilitazione federale. Stava svolgendo, non lo so, ricerche farmaceutiche, cose così, che importa, okay, potresti... Okay. Vedo cosa riesco a trovare. Ok, bene, O'Brien, ricordati, sei in debito. Sì, sì, O'Brien, chiudo. Ogni tanto mi vengono dei dubbi sui furiosi. Per esempio, tu credi che avvertano dolore? Eh? Cazzo, non ne ho idea. St. John, qui O'Brien. O'Brien, novità? Devo parlarti di persona. Oh, santo cielo, O'Brien, dimmi, dimmi cosa hai trovato, ok? Aspetta, ti apro il cancello. È ancora vivo o no? Io ho qualcosa da darti. O'Brien! Ti ho trasmesso le coordinate. Vediamoci lì, O'Brien, chiudo. O'Brien! Allora che vuoi? Ho reclutato alcuni uomini di cui mi fido e a cui non piace questa situazione. E perché io sono qui? Volevo darti questo. Avevi ragione, su tua moglie. Dovrei... Dopo Silver Lake hanno evacuato il personale della Nero, gli agenti federali... E beh, Sara Irene Whittaker aveva un'abilitazione di livello 4. Abilitazione? Tua moglie ha seguito un'unità di scout a est di Fort Rock. Portami lì. No. No. Voi è andata. Cosa? Un anno fa, una milizia locale. Una milizia? Dov'è il loro campo? Non si sa. Saperlo, avete un elicottero, avete i satelliti. Da qualche parte vicino a Crater Lake, ma non si può sorvolare la zona. Hanno avamposti, missili, RPG. Crater Lake. E devo dirti dei nostri studi. Gli infetti e i furiosi si stanno... evolvendo. La situazione è già critica. Ma peggiorerà. All'inferno, Reynolds. Me ne frega niente, Boozer!
Boozer, rispondi. Ehi, stammi a sentire. Un anno fa eravamo con Iron Mike. Pensavamo di andare a sud, ma il passo di Santiam era bloccato del tutto. Ma lui disse di conoscere un'altra via. Dick, Iron Mike non è proprio ben disposto nei nostri confronti. Ascoltami e basta. Ricordi cosa disse? Iron Mike, sì, si trattava di conoscere ogni mulattiera nel raggio di 100 chilometri. Diceva di aver scoperto un sentiero che girava al Monte Tilsen. Sì, il Monte Tilsen, cosa così. Tilsen, sì, il passo di Tilsen. Sì, ma per quale cazzo di motivo? Aspetta. Merda. Hai parlato con... È vivo. Sara è viva. Ok, stammi a sentire. O'Brien ha trovato... Ha trovato il suo tessere. Sì, io credo sia viva. Dick, non hai mai perso la speranza. L'hai sempre saputo. Non hai mai mollato. Che farai adesso? Non lo so, Boozer. Non lo so, ma... Se esiste anche una sola speranza che sia viva... Devo trovarla. Senza dubbio. Merda, ora devo andare. Ricky e Andy servono una mano. Una mezzo, qualcosa del genere. Ascolta, ci vediamo quando torni al campo. Chiudo. Qualche settimana fa, io e un altro paio di ragazzi... D'accordo, vediamo cosa avrà da dire il vecchio. Quando eravamo nell'incubo, abbiamo avvistato una vera e propria orda di furiosi. Per un motivo. Insomma, che siano una specie di comunità. Tu conosci una strada oltre il passo di Tilsen. Una volta mi hai detto io che... Io non ti ho detto niente, vattene, non posso aiutarti, Dick. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto... Dopo tutto quello che ho... Parliamo di quello che hai fatto tu, Sherman Scam, quello va che hai via fatto. Da qui, no, lasciami in pace! Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti. Quando ho messo Sara su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile? Ero sollevato... Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non lo so, ma devo provarci. D'accordo. Ma se lo faccio... Se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. Merda, ora mi tocca parlarne con Boozer. Scorso inverno eravamo a Farewell Ridge, circondati da furiosi, migliaia, un'orda senza fine. Me lo ricordo. Io continuavo a pensare che tutti quanti noi, uomini, donne e bambini, siamo senza una casa. Non siamo altro che profughi. Già, il mondo è loro adesso. Sopravvivremo. È la nostra specialità, ma sopravvivere... non è vita. Sai, Jack diceva sempre: non conta quando parti o dove vuoi arrivare, conta sapere come tornare a casa. Sai, non abbiamo più parlato del perché indossiamo i simboli della banda ancora adesso, in questo inferno. Stronzate del genere non contano più ormai. Già, è l'abitudine. Gli ultimi due mongrel figli di Farewell. Sì, i Biker Boys, i randagi più cazzuti di tutta la strada morta. Parole sante. Sì, forse siamo diventati una specie di brand.
Possiamo essere di tutto, ma non siamo mai stati, Brent. Quando siamo partiti da Farewell, senza Sara, senza Jack o nessun altro, sapevo che ci saremmo lasciati tutto alle spalle, che avremmo perso ogni cosa, ma non questo. Vuoi tornare nomade? Sì, credo di sì. Forza, Jack. Dentro, andiamo. Se è viva, la troverai. Nick, sei pronto? Sì, Mike, sono pronto. Vediamoci al cancello. Non farmi aspettare. Sì, certo, Mike, come vuoi. Ehi. Ho sentito che Mike ti porta al passo. Già. Credi davvero sia viva? Ma se non provo a cercarla, cazzo, finirò per diventare come... Come noi, giusto? Come Iron Mike, come Boozer? Come ci chiami tu, accampati, eh? Ora vai. Trova la tua donna. Sai dove sono. Ecco, sai cosa penso, Deacon? Penso che tu abbia paura di restare qui. Hai paura di essere parte di qualcosa. Noi abbiamo bisogno di te e il solo pensiero ti terrorizza. Mi dispiace. Sì, anche a me. Sei pronto? Sì, voglio andarmene da qui. Forza, di qua. Sai? Non ci credo. Ha preso un pesce, ma non sapeva che cosa farsene. Tipico di Jack. Mandava avanti una banda niente male. Certo, voi ragazzi vi siete dati da fare, ma non avete mai ucciso nessuno. Non a sangue freddo. Non è omicidio se non spari per primo. Sai quanti turisti passavano da qui ogni estate? Qualcuno. Migliaia. Era impossibile tenere il conto.
La superstrada si riempiva di SUV e camper con donne ustionate dal sole. Mocciosi si arrivavano per tutta l'estate, come un esercito di formiche colorate da Los Angeles a Farewell a qui, senza sosta. Fortuna che non sono mai venuto in quel periodo dell'anno. Servirebbe una mano. Non ho altra scelta, Mike. Già, tanto meglio. Vieni, seguimi. Sì, ok. Ecco, io mi fermo qui. Segui sempre il sentiero. Scendi lungo il crinale, fino alla valle di Diamond Lake. E buona fortuna. Spero che tua moglie sia ancora viva, come dici. Lo è di certo. Sì, può darsi. Ma chiediti questo, Deacon. Avrebbe importanza se tutti gli altri morissero? Thank you.